gotica che vedremo alla fine e la barocca che è l'ultima, che è questa qui. Dovete fare uno sforzo immaginativo perché all'inizio la cattedrale di Valencia era un po' come il Duomo di Firenze, quindi la chiesa era separata dal campanile e dalla casa capitolare, che è questo edificio che abbiamo qua dietro. I tre elementi erano separati e solo nell'ultimo, in un secondo momento, viene costruita l'ultima parte che poi collegherà i tre elementi. Quindi la porta barocca data proprio di questo momento in cui i tre elementi vengono collegati. La cattedrale è una struttura a croce latina, quindi con una navata più lunga dell'altra. Al posto della cupola ha questo